Proprio mentre Mosca avvia le grandi manovre militari, che prevedono anche la partecipazione di settori nucleari e il lancio di missili, Vladimir Putin torna a lanciare minacce, parlando alla riunione dei capi delle agenzie di sicurezza russe. Il rischio di un conflitto mondiale resta molto alto, dice Putin, che poco dopo definisce l'Ucraina come uno strumento della politica estera americana e quindi ormai priva di una propria sovranità. Pace che secondo Putin sarebbe minata dal fronte occidentale, colpevole di favorire rivoluzioni colorate per far cadere governi, incitando conflitti armati contro tutti i paesi membri della CSI. In questo quadro il presidente della Federazione Russa è tornato a preferire parole e gesti ostili. Ad esempio non si è congratulato con Rishi Sunak, neo premier britannico, parlando di rapporti logori tra i due paesi. Nelle stesse ore Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri, ha puntato il dito contro l'Italia, accusandola di aver impedito agli esperti russi di partecipare all'iniziativa sulla lotta alla proliferazione di armi di distruzione di massa, aperta in queste ore a Roma. È un attacco provocatorio alla Russia, ha aggiunto. Sul campo in Ucraina si continua a combattere, decine gli attacchi nelle ultime 24 ore, così come le vittime. Uno dei consiglieri politici di Zelensky sostiene che Mosca stia preparando un massiccio attacco su Kherson, pur di non perdere la città tornata in mano ucraina dopo mesi di controllo russo. In tutto l'oblast prosegue l'evacuazione di civili. In una settimana più di 70.000 persone hanno lasciato le loro case.